una storia che grida vendetta di una azienda di eccellenza del tessuto produttivo italiano che già molto prima di altri sapeva guardare lontano, investendo su un asset strategico che è quello dell'energia, soprattutto nel campo delle rinnovabili, di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Eppure questa è un'azienda che è stata spolpata, è stata passata, acquistata e di fatto i lavoratori sempre di più messi a rischio. Capire che bisogna investire non solo sulle persone, sugli uomini e le donne che lavorano e garantire loro stabilità, salari, diritti, ma soprattutto anche investire su dei settori che oggi sono essenziali, come quello appunto degli accumuli, delle batterie, delle rinnovabili, perché è di questo di cui abbiamo bisogno e il nostro paese può tornare a essere uno dei paesi che brilla a livello mondiale, anche grazie a realtà meravigliose come questa.